Lima. Senatore, complimenti. Grazie. Grande, tatticamente perfetta, grande partita di tutti, grande interpretazione, anche proprio sul profilo della personalità, di come ha gestito la squadra la partita, anche quando è andata sotto subito reagito. E questo è l'atteggiamento, quello che diceva, il famoso colpo sorpresa, quello che chiedeva la vigilia. Sì, sono innanzitutto soddisfatto di questa partita. E di questo devo fare i complimenti ai ragazzi, perché hanno messo in campo davvero un atteggiamento straordinario e sono venuti qui a Ferrara a fare una partita di grandissimo livello, di grandissimo spessore, andando ad aggredire la SPAL nella propria metà campo e sono stati secondo me davvero bravi e, dopo i gol subiti, ad avere la forza subito e la qualità per rimettere sempre in carreggiata la partita fino al gol del 3-2. Quindi davvero un'ottima interpretazione, perché non era facile venire qui oggi contro una SPAL che voleva e doveva vincere anche lei a tutti i costi questa partita, quindi per noi e soprattutto nel nostro momento era una risposta importante che dopo tantissime buone prestazioni oggi finalmente ci vede andare via anche con i tre punti, perché chi ci ha seguito sa benissimo con quanto rammarico siamo usciti su tanti campi, quindi oggi secondo me ci prendiamo una vittoria meritata senza aver rubato nulla su un campo difficile e ci permette di crescere sicuramente in autostima. Mauro Bavastri ci chiede: il campionato dei grigi è ripartito con una vittoria di grande importanza per il carattere mostrato dopo lo svantaggio e per il morale. Questa era l'Alessandria che si aspettava oggi a Ferrara? Ma sicuramente avevo chiesto questo ai ragazzi, poi sono stati loro bravi, perché sono loro i protagonisti che vanno in campo, sono loro che poi dopo interpretano quello che gli viene detto. Quindi questo era l'atteggiamento che ci aspettavamo. Ribadisco ancora una volta, questa squadra anche nelle sconfitte è sempre uscita a testa altissima da ogni campo, quindi credo che per primi i tifosi ce l'hanno sempre testimoniato e quindi, ripeto, oggi siamo orgogliosi che oltre alla prestazione siano arrivati tre punti importanti. Due domande di Francesco Gastaldi: partita perfetta da un punto di vista tattico, si aspettava di concedere relativamente poco nel secondo tempo? Sì. Anche perché vedevo i ragazzi in palla, vedevo i ragazzi attenti, e sapevamo che se avessimo mantenuto quel tipo di attenzione, quel tipo di concentrazione, potevamo concedere davvero poco alla SPAL, così come è stato, perché c'è stata la situazione del tiro di Celia, poi per il resto la SPAL ha fatto fatica a calciare dentro lo specchio, quindi in questo sicuramente un aspetto da migliorare. E che in queste partite devi essere poi bravo a chiuderle, perché quando le tieni poi aperte l'episodio nasce sempre, quindi anche quando sei in vantaggio 3-2 devi spingere per cercare quantomeno di crearti l'opportunità, perché poi gli spazi ci sono, aumentano, di andare a cercare il quarto gol per mettere sicuramente più al sicuro il risultato. Casarini utilissimo anche se poco appariscente, cosa gli ha chiesto di fare a primo tempo e inizio secondo tempo? Allora, Casarini lo ringrazio e va ringraziato, perché questa partita non doveva giocarla, ha stretto i denti davvero tantissimo, infatti aveva un problema che lo limitava tantissimo, però ha dato grande disponibilità, ha dimostrato grande attaccamento, sapeva che eravamo in emergenza, perché questa è una squadra che, non dimentichiamocelo, ha 7 giocatori fuori, quindi, e sono 7 giocatori importanti che abbiamo fuori, quindi in questo momento c'era necessità che lui stringesse i denti, l'ha fatto ed è stato prezioso per quello che lui ci poteva dare. Poi è normale che poteva fare di più, ma possiamo fare di più sempre tutti. Due domande di Fabrizio Pozzi: come interpreta la risposta di Mustacchio dopo le ultime partite? Ma finalmente sono contento che abbia inciso nella partita, che è quello che gli chiediamo, quindi ha puntato l'avversario, ha cercato di assumersi la responsabilità negli ultimi 25 metri, di osare, di avere coraggio nella giocata. Infatti dal gol di Arrighini è nato da un suo spunto di uno contro uno, ed è quello che Mattia in questa categoria deve fare.
quindi spero che per lui sia solo l'inizio e quindi spero che non si accontenti solo di questa gara. Alla luce di quanto visto in campo, ritiene che questo sia stato uno scontro salvezza? Ma noi assolutamente guardiamo a casa nostra, sappiamo che il nostro percorso è quello della salvezza, sarà duro, lungo, tortuoso, quindi noi abbiamo l'elmetto sulla testa e siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare. Poi a casa degli altri sicuramente non guardiamo e non è giusto neanche che ci mettiamo il naso. Mister, il pubblico eccezionale ha cantato Averli vicino, è uno spettacolo, voi lo studiate dal campo, Averli vicino è uno spettacolo, cosa è andato a dare, secondo me, una curiosità al pubblico e ai tifosi? Ma ho dato loro una maglia perché so benissimo che fanno sacrifici, è vero che il calcio è una passione, sono qui per passione, per tifo, però fanno anche sacrifici perché seguire una squadra in trasferta comporta anche qualche sacrificio, quindi averli al nostro fianco è fondamentale e sentire la loro fiducia lo stesso, quindi mi sono sentito di poter festeggiare con loro questa vittoria regalandogli una maglia. Mi chiedo ancora una cosa, un Mustacchio protagonista, un altro protagonista trovato, ritrovato è Arrighini. Sì, Andrea era già qualche settimana che stava scalando le gerarchie del gruppo, allenandosi bene, lavorando duramente, facendosi trovare pronto, utilizzando anche gli spezzoni di gara che gli concedevo per lanciarmi dei segnali e oggi ha sfruttato benissimo questa opportunità che gli è stata concessa. I ragazzi sanno che il posto non è garantito per nessuno, però allo stesso tempo l'opportunità c'è per tutti, tutti hanno l'opportunità di farmi vedere, poi come sapete benissimo, l'ho già detto tante volte, ogni partita ha una storia a sé, c'è un avversario con delle caratteristiche, si fanno delle scelte anche tattiche per cercare di interpretare al meglio la partita, quindi loro devono, secondo me, da professionisti quali sono, continuare a lavorare con questo spirito e farsi trovare pronti quando vengono chiamati in causa.